L'attivismo non conosce età. È per questo che esiste Prime Minister, una scuola di politica per giovani donne, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che vogliono dedicarsi alla vita civica. Le studentesse creano una vera e propria community che ha sedi in tutta Italia, che ha lo scopo di far conoscere e rafforzare le competenze delle ragazze. Noi di Pop Economy abbiamo parlato con Angela Laurenza, co-founder di Prime Minister. Prime Minister è una scuola di politica per giovani donne, che coinvolge ragazze tra i 14 e i 19 anni. È cominciata con un'edizione 3-4 anni fa dalla Sicilia per cercare di ispirare le giovani donne e far sì che loro occupino lo spazio politico futuro, anzi che lo ridisegnino insieme a noi, insieme alle loro compagne, sulla base dei loro bisogni e delle loro aspettative. È un percorso che si articola in 10 mesi, una formazione sui temi della politica, l'ambiente, le tematiche sulla parità di genere, sui diritti, sulla istruzione, sulla cultura. Quali sono i principali problemi e le mancanze delle ragazze della generazione Z? Loro hanno una forte necessità di essere ascoltata. È uno dei temi principali che loro portano alla luce e che ovviamente coinvolge le nostre studentesse, ma in realtà i giovani in modo trasversale. Vorrebbero essere sicuramente più partecipi, avere dei collegamenti più diretti con le istituzioni, affinché chi poi ha il potere decisionale possa prendere tali decisioni tenendo in considerazione quelli che sono i loro bisogni. E quali sono i progetti portati avanti dalla scuola? Le ragazze hanno la possibilità non soltanto di intraprendere un percorso formativo e di empowerment personale, ma le ragazze riescono ad identificarsi come cittadine attive, quindi a identificare quale può essere il loro ruolo all'interno della società. Sono loro stesse a identificare quali sono le battaglie che vogliono portare avanti e a realizzare il proprio progetto di attivismo. Diverse sono le tematiche, sanità mentale, ma si parla di diritti, si parla di ambiente, di campagne di sensibilizzazione sugli stereotipi. Da pochissimo abbiamo lanciato il progetto Angulus, che è una mostra fotografica sugli stereotipi, oppure la Ginestra, che è un movimento che cerca di sensibilizzare sulle tematiche riguardanti il fast fashion, tematiche e metodi nuovi, e cercare quindi un contatto con le istituzioni coinvolgendo le comunità tutte, che sono le proprie famiglie, le scuole, le città in cui abitano. Importanti in questo processo di consapevolezza sono anche le nuove tecnologie. L'utilizzo dei social, ma in realtà delle tecnologie del digitale, ci ha molto favorito e ci ha permesso di stare vicino alle nostre ragazze, soprattutto durante la pandemia, quindi portare avanti Prime in una funzione digitale. Ma per la nuova generazione è fondamentale l'utilizzo di social per creare una loro rete e per comunque diffondere le proprie sfide, ma soprattutto quello che fa è far incontrare le nostre studentesse con delle testimonial che siano di ispirazione per loro e che condividano con le nostre ragazze le loro esperienze personali e professionali e le aiutino appunto a capire che non esistono ruoli o mestieri da uomini e che in realtà loro possono essere tutto ciò che vogliono e che desiderano.